subito con gli esercizi di respirazione in piedi. Ci provate? Ce la fate? Poi passiamo a sciogliere il corpo facendo le marionette senza fili. Quindi muoviamo tutti i muscoli, tutte le articolazioni. Cerchiamo di rimanere in equilibrio. Su la destra, sulla spalla, sull'altra spalla, sul gomito, sull'altro gomito, il braccio. Ho pensato di usare il loro corpo per rappresentare una tempesta. Ho chiesto loro di mettersi in fila uno dietro l'altro e di fare dei movimenti con le braccia e con le gambe. Poi insieme abbiamo deciso alcuni movimenti che ci sembrano particolarmente incisivi, perché voglio utilizzare questo movimento, ho intenzione di riprenderla e di svilupparla nei prossimi incontri. 3, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Iniziamo a lavorare sulla voce, prendo le battute del loro copione. Glieli faccio leggere in vari modi. Gli esercizi che faremo avranno tutti come filo conduttore il copione e contribuiranno alla messa in scena. Gesti, parole, movimenti e personaggi. Non devi gridare, devi parlare ad alta voce. Vorremmo cortesemente salire. Vai. Buongiorno, patriarca. Vorremmo. Pronti tutti. Animali di coppie, le guante tutte, arrivate solo. Partire possiamo, volete quando? Il compito che gli lascio è quello di leggere bene il copione ed imparare la loro parte.